Oggi iniziamo con la nuova edizione di Passate Presente. Questa stagione si apre in uno studio virtuale rinnovato e comincia con un ciclo di 5 puntate da lunedì oggi a venerdì dedicate alla Grande Guerra in occasione di un anniversario storico, la fine nel novembre 1918 della Prima Guerra Mondiale. Oggi a Passate Presente parliamo del fruttuoso rapporto fra il re Vittorio Emanuele III e il generale Armando Diaz. Chi è Armando Diaz? È l'uomo chiamato alla guida dell'esercito dopo Cadorna e dopo la disfatta di Caporetto. Guiderà l'esercito italiano dall'autunno del 1917 alla vittoria finale nell'autunno del 1918, la vittoria di Vittorio Veneto. E vedremo come Diaz sarà molto più complice di Vittorio Emanuele III, che si vanterà per tutta la vita di aver scelto lui personalmente quel generale vittorioso. Del generale Diaz parliamo oggi col professor Marco Mondini e con i nostri tre giovani storici, Ilaria Stevanin, Luca Marchetti e Ilaria Fazzini. Professore, ma che tipo era Diaz? Diaz era un tecnocrate molto abile, molto competente, un solido generale, ma soprattutto un generale molto attento ai suoi soldati. E questo lo differenziava molto dalla tradizione militare sabauda. E infatti Diaz non proveniva esattamente da quella tradizione. Perché era napoletano, no? Veniva da una famiglia di militari della buonissima borghesia napoletana. Poi si è molto esagerata la sua provenienza, non dimentichiamo mai che Diaz nasce nel 1861 e lui è un italiano fatto e finito. La differenza regionale non comportava poi una radicale diversità culturale. Allora entriamo nel primo capitolo della nostra storia, maggio 1915. Allo scoppio della guerra il re lascia Roma e raggiunge il fronte. Il 24 maggio 1915, con l'entrata in guerra dell'Italia fortemente voluta da Vittorio Emanuele III, il re lascia Roma e raggiunge la linea del fronte. 27 maggio. Dopo la decisione del generale Luigi Cadorna di trasferire a Udine la sede del Comando Supremo, Vittorio Emanuele III si stabilisce nei pressi di Martignacco a Villa Linussa, ribattezzata Villa Italia. Da qui si sposta quasi ogni giorno per raggiungere il fronte, dove passa in rassegna i reparti, visita i feriti e controlla le operazioni sul campo, senza interferire nelle decisioni di Cadorna e del suo stato maggiore. Il re d'Italia vuole semplicemente essere vicino a chi combatte. Sempre in divisa, con il binocolo e la macchina fotografica a tracolla, percorre chilometri in lungo e largo a bordo della sua automobile, rincuorando e dando supporto alle truppe impegnate in assalti vani, quanto sanguinosi. È il re soldato, immortalato dalla stampa e dalle copertine di Achille Beltrame sulla Domenica del Corriere, e così descritto da Luigi Susani. Soldato tra i soldati, il re è sempre al suo posto. Sia sereno o piova, geli o nevichi, la sua automobile non conosce riposo. Esce prestissimo e rincasa la sera. Fa colazione dove capita, nella vettura stessa, in un'osteria di campagna o sull'erba di un prato. Il contatto quotidiano con la popolazione stremata dalla guerra accresce sempre più la popolarità del re soldato, mentre quella dei suoi generali e più di tutti del comandante Luigi Cadorna comincia a declinare, fino alla catastrofe che si consuma a Caporetto il 24 ottobre 1917. Con la rotta dell'esercito italiano e l'avanzata delle truppe austriache in Friuli e in Trentino,
La crisi, oltre che militare, diventa politica. Il paese sbanda, come il suo esercito. Il governo Boselli si dimette. Sono ore decisive. Vittorio Emanuele III lascia in fretta Villa Italia e rientra a Roma. Ilario Fazzini, buffa situazione. Sembra quasi che Cadorna sia il re e Vittorio Emanuele III sia il generale che si occupa delle truppe, che va a farsi conoscere. Sì, il re, come abbiamo sentito dalle parole di Susani, è un re soldato tra i soldati, e quindi questo è forse l'aspetto più peculiare. Non è un re generale, è un re soldato, e quindi vicino agli ultimi, in un certo senso, agli ultimi della gerarchia militare. Ed è vicino ai soldati sul fronte, lui andrà appunto sul fronte, al contrario invece del generale Cadorna, che sembra il re, in un certo senso, come appunto è stato detto. Perché Cadorna non si fiderà mai fino in fondo delle truppe fatte di contadini, di operai, che tornavano dal congedo con tutte le teorie, le idee socialiste, quindi sovvertive. Beh, è sicuramente vero, qui agisce moltissimo la diversità di caratteri. Vittorio Emanuele III detestava la corte di Roma, detestava la pompa, le cerimonie, la possibilità finalmente di fare la vita che lui sognava, che era quella veramente del soldato tra i soldati. Lui adorava la vita militare, di vivere in un contesto più sobrio per lui aveva un'enorme importanza. Cadorna aveva un carattere del tutto differente, e poi però non dobbiamo nemmeno dimenticare la differenza dei ruoli. Cadorna doveva gestire e controllare armate di centinaia di migliaia di uomini, il re no, il re aveva molto più tempo libero, se così possiamo dire, tolti i suoi impegni istituzionali però, diplomatici. Professore, scusi, ma Cadorna non si rende conto che deve essere più amichevole nei confronti dei soldati? Mica è stupido. No, non è stupido, però Cadorna è completamente privo di empatia umana. È una persona molto competente e lui privatamente partecipa alle sofferenze dei propri soldati. Le sue lettere alla famiglia sono la dimostrazione che lui in realtà capiva quello che stava attraversando il proprio esercito. Ma in pubblico è più forte di lui, non riesce a tirar fuori questa sofferenza che in privato manifesta. È così. È anche una questione di formazione. Cadorna è stato formato veramente nella tradizione aristocratica sabauda e ritiene che lui debba comandare distaccato dai propri uomini. Infatti a Udine lui costruisce una vera e propria corte feudale, circondato da fedelissimi da cui emana ordini assoluti. Però non è vero che Cadorna non si recasse mai sul fronte, solo che non partecipava in maniera così affabile e bonaria alla vita dei suoi soldati. Ilario Stevenin, è vero, partecipano tutti e due, re e capo di stato maggiore, alla vita del fronte, ma il re riesce a farlo in una maniera che appare diversa, anche grazie alla Domenica del Corriere. Ai giornalisti, sì. Infatti è interessante analizzare le copertine della Domenica del Corriere e notare come viene rappresentato il re. Prima della guerra vediamo il re raffigurato con la vecchia uniforme sabauda, molto pesante, sfarzosa, che anche da un punto di vista visivo lo differenzia in modo netto rispetto agli altri militari. Invece nella copertina in cui viene raffigurato in procinto di annunciare l'entrata in guerra dell'Italia, indossa l'uniforme grigio-verde, che aveva la caratteristica peculiare di minimizzare le differenze tra i grandi ufficiali e quindi tra anche il re e gli altri militari. E quindi in questo modo il re sembra molto più vicino alle truppe. Beh, Ilaria Stevanina ha profondamente ragione, e questo era esattamente lo scopo di queste visite al fronte. Il re compiva una sorta di, diciamolo pure, supplenza morale. Quello che non facevano i suoi generali lo faceva lui. E non dimentichiamo anche il suo profondo desiderio di essere un po' turista al fronte, o meglio, alla fronte, come si diceva all'epoca. Lo si ritrae spesso col binocolo e la macchina fotografica. Vittorio Emanuele III passa la Grande Guerra fondamentalmente a fotografare quello che capita. E allora diciamoci la verità. Tutti e due, sia il re che Cadorna, curano la propria immagine, diremmo oggi. Nel senso, Cadorna lo fa poi con il Corriere della Sera in modo sfrontato, vuole giornalisti che ne descrivano enfaticamente le gesta. Il re lo fa in modo più sapiente. Beh, si tratta di due strategie mediatiche completamente differenti, che hanno a che fare con elementi umani, ma anche con l'attenzione al proprio ruolo. Vittorio Emanuele III ha la consapevolezza storica di discendere da una tradizione di re guerrieri. Re guerrieri che magari non erano molto raffinati, ma erano noti per il loro coraggio, quindi lui non si può assolutamente esimere dal mostrarsi al fronte, né lo vorrebbe fare. Verissimo. Luigi Cadorna ha un problema che è legato appunto ai suoi doveri, ma che è anche legato alla sua concezione di un esercito che è un esercito di sudditi.
Una volta che lui ha dato i suoi ordini, si dà per inteso che i soldati li debbano eseguire, non perché vogliono, non perché si sentano moralmente chiamati a farlo, perché è il loro dovere. Con Luca Marchetti entriamo in un argomento che poi affronteremo meglio dopo. L'Italia dal 1882 era vincolata a un'alleanza con Austria e Germania, che poi sarebbero stati nemici della Prima Guerra Mondiale. E come si era creata questa situazione così complessa? Beh, il padre di Vittorio Emanuele III era un convinto sostenitore della Triplice Alleanza. Vittorio Emanuele, invece, per motivazioni personali, lui era cresciuto col mito risorgimentale antiasburgico. E un po' per motivi familiari, la sua consorte, la regina Elena, era cresciuta a corte dello zar, le sue simpatie andavano verso la Russia, l'Inghilterra e la Francia. E questa è una grande differenza con il mondo militare, che invece viveva nel mito del modello tedesco. Metto anch'io carne al fuoco, aggiungendo che però fra il 1900, quando era salito al trono, e il 1915, quando l'Italia è entrata in guerra, ce ne sarebbe stato per il re di tempo per modificare questa alleanza, per premere, e non risulta che lo abbia fatto. Ma entriamo nel secondo capitolo, quello per cui dopo Caporetto il re deve scegliere i nuovi vertici politici e militari. La disfatta di Caporetto infligge un colpo tremendo al morale del paese. È in questo momento di caos e smarrimento, tra rimpalli d'accuse politiche e militari, che Vittorio Emanuele III guadagna il centro della scena. 29 ottobre. Il re chiama Orlando, ministro dell'interno nel precedente esecutivo, a formare un nuovo governo. È il primo fondamentale atto per stabilizzare la situazione. Non meno importanti sono i passi diplomatici presso gli alleati, per fugare ogni dubbio sulla lealtà e la tenuta del nostro esercito. A Peschiera, l'8 novembre, Vittorio Emanuele III si rivolge al premier inglese Lloyd George e al primo ministro francese Pen Levé, assicurando, con fede incrollabile, narrano le cronache, che l'Italia avrebbe retto risolutamente la linea del Piave. Ma la decisione cruciale riguarda la guida suprema dell'esercito. Chi mettere al posto di Cadorna, di cui gli alleati reclamano a gran voce la testa? La scelta del sovrano cade sul generale Armando Diaz. «L'ho tirato fuori io», dirà poi re Vittorio. «È una mia scoperta». La nomina di Diaz, un napoletano cordiale e affabile che il sovrano ha già avuto modo di incontrare ed apprezzare, risponde a due criteri decisivi. Conosce a fondo la macchina militare e non è compromesso con la vecchia gestione. Ma nello Stato Maggiore dell'Esercito, in gran parte legato a Cadorna, la scelta di Diaz provoca sorpresa e malumori, come testimonia nel suo diario Angelo Gatti, stretto collaboratore di Cadorna. Uno sconosciuto per molti, per i generali no naturalmente, ma è l'insospettato. Tutti si sarebbero pensati meno lui. Come è stato scelto? Perché era al Ministero mentre c'era anche Alfieri? Perché Orlando ha voluto un meridionale? Non ci sono ragioni. Diaz, e non si sa altro. Professore, vediamo che con Caporetto e subito dopo Caporetto un bel pasticcio si crea. Si può dire che questo pasticcio sia conseguenza di quello di cui ci ha parlato prima Luca Marchetti, cioè un'Italia preparata non per poco tempo, dal 1882 al 1915, a fare una guerra con la Germania e l'Austria. Che significa? Gli stati maggiori dell'esercito, del nostro esercito, per oltre 30 anni si consultavano con quelli tedeschi e austriaci. E può essere che ci sia questo all'origine del pasticcio mentale nei gruppi dirigenti del nostro esercito? Sì e no. Sì, è vero che per molti anni la strategia principale, non l'unica, ma quella principale dell'esercito italiano, è quella di fare la guerra contro la Francia. Certo. E quindi i nostri generali si preparano per quello. Ma no, la Triplice Alleanza non era priva di sospetti e di fratture. Luca Marchetti ha detto benissimo, il mondo militare ammirava tantissimo il modello tedesco, non austro-ungarico.
E infatti, dai primi anni del Novecento, Italia e Austro-Ungheria si amano talmente tanto che si costruiscono una cintura di forti corazzati per spararsi addosso a vicenda. È vero, è vero. Ora, la verità è che il pasticcio c'è, soprattutto all'inizio. Non dimentichiamo mai che Cadorna viene tenuto all'oscuro fondamentalmente delle trattative con Francia e Gran Bretagna. A un certo punto gli dicono, va bene, guarda, adesso tu devi fare la guerra contro l'Austro-Ungheria. Austro-Ungheria, non contro la Germania. E glielo dicono praticamente all'ultimo secondo. Cadorna in realtà è immune dalle colpe che sono legate all'inizio precipitoso e sconsiderato della guerra, sconsiderato perché l'Italia non era pronta, non era armata correttamente. Caporetto però ha altre origini. Ha altre origini che risalgono fondamentalmente alla cultura dei generali. La scarsa modernità, la scarsa attenzione al problema delle comunicazioni e soprattutto la sconsiderata, ossessiva volontà di Cadorna di accentrare ogni tipo di decisione, privando di totale autonomia la scala del comando sotto di lui. Ilaria Stevanin, ma fu preso in considerazione solo Diaz per la successione a Cadorna? No, e accanto al nome di Diaz si erano fatti strada anche altri nomi, Luigi Capello, ma soprattutto un uomo che godeva di grande prestigio presso le truppe, ossia il cugino del re, il Duca d'Aosta. Tuttavia, fin da subito, il re pose il veto su questo nome. Con questa giustificazione, se l'Italia dovesse cadere in un'irreparabile sconfitta, dovrò abdicare per me e per mio figlio, e quindi sarà il Duca d'Aosta a prendere il mio posto e a diventare re. È una giustificazione che a buon diritto si può ritenere vera fino a un certo punto, nel senso che è risaputo il fatto che le relazioni tra il re e suo cugino non fossero molto buone, quindi forse il re non avrebbe voluto dare un incarico così prestigioso al cugino. Condivido, anche a me sembra una motivazione sospetta. Beh, Ilaria Stevanin ha usato un ottimo eufemismo, non erano molto buone. Diciamo che Vittorio Emanuele III sospettava che il cugino molto alto, molto bello, molto prestigioso volesse per così dire fargli le scarpe, ed effettivamente i rapporti tra i due rami della famiglia non sono mai stati buoni. Quindi l'alternativa a Diaz era solo il cugino? No, ce n'erano anche altre, però bisogna ricordarsi che c'erano alcune caratteristiche che erano state elencate nella scelta del nuovo capo di Stato Maggiore e che già erano state poste sul tavolo dagli alleati quando pretendono la testa di Cadorna. Bisognava che fosse un generale non compromesso col vecchio comando supremo, quindi non poteva essere Porro, il vice di Cadorna, sicuramente non poteva essere Capello, perché era responsabile del crollo della seconda armata, non doveva essere nessuno della corte di Cadorna, ma contemporaneamente doveva essere qualcuno che conosceva intimamente i segreti e i meccanismi del comando supremo, quindi Diaz. Ilaria Fazzini, aggiunga lei. Sì, io diciamo che riflettendo proprio su questi aspetti della scelta poi del successore di Cadorna, che appunto responsabile quasi unico viene incolpato di tutto della disfatta di Caporetto, ho riflettuto sulle parole che abbiamo sentito di Gatti, che definisce Diaz lo sconosciuto, uno sconosciuto per tutti, sicuramente non per il re che appunto lo sceglierà, e in questo caso penso che si possa contrapporre questa idea di Diaz sconosciuto con una presenza ingombrante di Cadorna e del mito che intorno a Cadorna era stato costruito, perché se da un lato era non ben visto dal Parlamento e da molti altri, diciamo, esponenti politici e anche militari, allo stesso tempo era divenuto un uomo insostituibile. Lo stesso D'Annunzio ne aveva fatte le odi sul Corriere della Sera, e quindi era ingombrante e sostituirlo non fu facile. Professor Mandini, prima di risponderci, le faccio vedere un filmato. 8 novembre 1917, lo scambio di consegne tra Cadorna e Diaz, raccontato nel diario di cui si parlava adesso, diario di Angelo Gatti. 8 novembre 1917, Padova, Palazzo Dolfin Boldù, sede del Comando Supremo dell'Esercito. Così Angelo Gatti descrive l'incontro tra Cadorna e il suo successore, Armando Diaz. Dopo cena, verso le 21, compare Diaz. È ingrassato da quando l'ho visto l'ultima volta. È invecchiato. Ha preso un poco l'aria di Pollio. Il suo viso piccolo e fine è tutto rugoso. Cammina con la testa bassa, pesantemente, con le mani incrociate dietro la schiena. Appena su, va dal capo. Il capo lo riceve, tranquillo. Mentre parlano nell'ufficio, Giardino, Porro e tutti noi siamo nella grande sala, come tanti congiurati.
Il colloquio dura fino alle 22:30. Ad un tratto il generale Cadorna esce fuori indignato. Il generale Diaz gli ha mostrato una lettera del ministro in cui gli veniva direttamente affidato il comando dell'esercito. Cadorna non ne sapeva nulla, perché nella lettera che il ministro gli aveva mandato non c'era scritto che dovesse immediatamente cedere il comando dell'esercito. È uscito fuori dicendo: così si tratta con un furiere per la cessione della fureria. Professore, è un vero pasticcio. I due più grandi rappresentanti dell'esercito, Cadorna e Diaz, si trovano uno di fronte all'altro e ognuno non sa bene di che cosa stanno parlando. Ma allora, che Cadorna avesse qualche ragione di indignarsi è vero, ma non dimentichiamo che in quel momento i minuti e le ore contavano. Bisognava dare un nuovo capo all'esercito, bisognava assicurare la ritirata dietro il Piave. Ma non si poteva fare in maniera più ordinata? Cioè, visto che la decisione era di sostituire Cadorna con Diaz, si chiamava, il re doveva chiamare Cadorna e gli dice: caro Cadorna, accomodati nella stanza a fianco perché verrà al tuo posto Diaz. Perché farlo in quella maniera pasticciata che crea nervosismo? Allora, Cadorna rimprovererà per tutta la vita a Vittorio Emanuele III di non essersi presentato lui personalmente a dirgli: caro generale, è venuto il momento di andarsene. Questo è vero, ma è vero anche che Vittorio Emanuele III aveva appena partecipato al congresso di Peschiera, che è probabilmente il momento più alto della sua carriera, perché è Vittorio Emanuele III che salva l'Italia a Peschiera. È lui che calma gli animi, rassicura gli alleati e dice: noi terremo la linea del Piave, facendo una promessa tra l'altro che i suoi generali non sono del tutto sicuri di poter condividere. Diaz stesso, poche ore più tardi, in un colloquio con Porro, avrà dei dubbi molto forti. Ora, non era concepibile in quel momento, anche perché essendo re qualcosina da fare se l'aveva, che lui passasse da Padova triangolando con Roma per andare a dire personalmente a Cadorna che era ora di farsi da parte, anche perché la decisione politicamente era già stata presa due giorni prima. Non era stata comunicata al diretto interessato per non turbarlo, perché Cadorna in quel momento stava gestendo la ritirata di quasi 1 milione di soldati. Era necessario dare un nuovo capo, molto velocemente. Era necessario che Diaz entrasse nei suoi pieni poteri. Tu questo non discutiamo. Senta, ma può essere che Cadorna avesse capito tutto, sapesse tutto, fosse stato informato di tutto? Tra l'altro era al vertice, nel punto in cui si conoscevano tutti i segreti, e questa sua lamentela col re fosse in realtà una lamentela perché il re aveva deciso di sostituirlo, non perché non aveva rispettato le forme, anche perché il suo ragionamento non fa una grinza. No, Cadorna in realtà non lo sapeva. Cadorna era un genio dell'autoillusione. Tanto quanto era bravo nell'attribuire agli altri le proprie colpe, era veramente un artista nell'illudersi che lui fosse davvero l'insostituibile. Bellissima definizione, un genio dell'autoillusione. Ce ne sono tanti. Ma entriamo qui al terzo capitolo, dicembre 1917, dal quartier generale di Abano Terme, Armando Diaz riorganizza l'esercito. Novembre 1917. Padova diventa il centro nevralgico della guerra che entra nella sua seconda e decisiva fase. Dicembre 1917. Diaz stabilisce il suo quartier generale all'Hotel Trieste di Abano Terme, da cui tesse la tela della riorganizzazione di un esercito sfibrato e demoralizzato. Tra i cambiamenti più significativi c'è la semplificazione e la riduzione dell'apparato burocratico. Il generale Diaz non era un accentratore, tutt'altro. Aveva lavorato al Comando Supremo, sapeva come funzionava e sapeva farlo funzionare. Uno dei primi ordini che diede fu quello di ridurre le dimensioni del Comando Supremo e tutti i comandi superiori. Diede l'ordine di semplificare le procedure burocratiche, pretese che i documenti fossero semplici, snelli, rapidi. Si espresse in questi termini, disse che le pratiche dovevano essere redatte in forma quasi telegrafica. Ma uno dei meriti principali di Diaz sta nell'interesse per la condizione dei suoi soldati. Il generale Diaz aveva comandato a lungo le truppe, anche in operazioni, e quindi diede l'ordine che i comandanti vivessero coi loro uomini, li conoscessero, ci parlassero, condividessero con loro i momenti di gioia e i momenti di dolore. Impose che quotidianamente fossero con loro, che si dedicassero al miglioramento dell'alloggio, del vestiario, del vitto. Pretese che ci fosse equità
nella distribuzione dei premi, delle ricompense al valor militare, delle licenze premio. Volle che ci si occupasse del benessere delle famiglie, dando denari per le famiglie bisognose e per le famiglie nella zona occupata dal nemico. Valorizzò le case del soldato, delle strutture nelle retrovie dove i soldati potevano riunirsi, stare assieme, leggere, e poi introdusse lo sport, la boxe e soprattutto il calcio. Se il calcio è uno sport così popolare in Italia, lo dobbiamo anche a Diaz. Da queste basi, psicologiche e morali, prima ancora che operative e strategiche, riparte l'Italia del Piave. Dopo la stabilizzazione del fronte, è la cosiddetta battaglia del solstizio nel giugno del 1918 a bloccare l'ultimo tentativo di avanzata degli austriaci, costretti a ripiegare. Si tratta ora di trasformare la guerra da difensiva in offensiva, come chiedono con insistenza i francesi all'alleato italiano. Alle pressioni del generale Foch e del governo italiano, Diaz reagisce con prudenza. Aspetta il momento opportuno, che arriva 4 mesi dopo. 24 ottobre, parte l'offensiva sul Piave e sul Monte Grappa. 29 ottobre, gli italiani vincono la resistenza del nemico e passano il Piave. L'ottava armata, guidata dal generale Caviglia, punta su Vittorio Veneto. Il nemico è in rotta. 3 novembre, mentre le truppe italiane entrano a Trento e a Trieste, alle 15.15 a Padova, a Villa Giusti, Italia e Austria firmano l'armistizio. Per l'Italia, la guerra è finita. Ilaria Fazzini, siamo al grande protagonista di questa puntata di Passate Presente, il generale Diaz. È vero che era un genio della propaganda? Era sì, un genio della propaganda. Direi che seppe sicuramente utilizzare nel fronte, quindi per i soldati, la propaganda come strumento per risollevarne il morale. Agì sugli aspetti materiali della vita in trincea direttamente, e però anche sull'aspetto propagandistico, quindi sul risollevare lo spirito e il morale, attraverso un servizio, il servizio P, che lui stesso promosse nei primissimi mesi del 18, che arrivò a ogni singolo soldato attraverso una precisa gerarchia, e dunque si agiva sui comandanti per poi arrivare alla propaganda del singolo soldato. Ilaria Stevanin, cos'è il problema, la questione dell'uso dei cecoslovacchi? Allora, l'esercito italiano fin dalla fine del 1916 esortava le cosiddette nazionalità soggette dell'impero austro-ungarico a defezionare e quindi a passare dalla parte degli italiani. E in particolar modo importante fu l'uso di questi reparti di cecoslovacchi, che vengono appunto potenziati dopo Caporetto. E si arriverà alla fine della guerra ad avere 30.000 soldati cecoslovacchi a fianco dell'esercito italiano. È vero che, le aggiungo una domanda io, una questione, che Diaz fu molto prudente, che tutti dicevano dai muoviti, è il momento, è il momento, e lui, fosse stato per lui, forse neanche Vittorio Veneto ci sarebbe stata? Beh, cominciamo col dire che lui fu sicuramente molto prudente nella gestione dell'esercito, perché c'era una frase che lui amava ripetere molto spesso: il vero centro del comando deve essere l'uomo. E questo derivava effettivamente da un'esperienza che Cadorna non aveva mai avuto. Cadorna non aveva mai visto una battaglia da vicino prima di diventare capo di Stato Maggiore dell'esercito. Diaz sì, Diaz è un comandante di reggimento. Durante la guerra di Libia viene ferito perché si porta in prima linea con i suoi soldati. E l'esperienza del vivere insieme ai propri soldati, condividendone i disagi, è un'esperienza che lui non dimenticherà mai. Ma perché essere vicino all'uomo dalla parte delle truppe lo porta a quell'eccesso di prudenza, mettiamola così? Perché sa, più uno è prudente, più la guerra si prolunga e più le truppe ne risentono. Beh, per dirne una, perché l'esercito italiano non aveva più riserve umane da sprecare. Era stata chiamata la classe del 99, i giovanissimi, quelli che salvano le trincee perché vanno a combattere a 18 anni. Rimaneva la classe del 900 da chiamare, che non si poteva assolutamente spendere, anche perché era ancora in addestramento. Alla fine del 1918 Diaz non crede che si possa ancora imporre alle truppe un sacrificio senza risultati, e non dimentichiamoci mai che nessuno pensava veramente che la guerra sarebbe finita nell'autunno del 18, né Diaz né i suoi colleghi alleati. Tutti erano convinti che il conflitto sarebbe terminato con una grande offensiva alleata nella primavera del 19. Luca Marchetti, forse ci pensavano gli inglesi? Anche gli inglesi erano presenti sul fronte italiano, e la loro presenza fu molto importante, perché diciamo rivoluzionò anche
la vita degli italiani. Gli inglesi avevano un miglior vitto, un miglior equipaggiamento, migliori turni per le licenze. Questo creava un enorme dislivello con le condizioni degli italiani, un dislivello che a lungo andare era diventato insostenibile, e quindi il comando con Diaz fu costretto a intervenire per migliorare la vita degli italiani a fronte. Diciamo, questa presenza degli inglesi spinge gli italiani a darsi una mossa? Adesso la metto in linguaggio troppo semplificato. Sì e no, anche perché se avvalorassimo in realtà solo questa interpretazione ricadremmo in un mito molto diffuso, per cui durante la Grande Guerra è tutto brutto prima di Caporetto e tutto bello e nobile dopo Caporetto, ma non è vero. Gli elementi di continuità tra il comando di Diaz e il comando supremo precedente sono molti: il regime disciplinare, lo sviluppo del servizio di propaganda, che è vero che lui crea in maniera sistematica, ma l'idea era precedente. Per non parlare di ciò che ha detto Ilaria Stevanin, cioè ad esempio della propaganda contro il nemico, verso le nazionalità soggette, è dalla fine del 1916 che se ne parla, e infatti nel comando supremo di Diaz compaiono dei vecchi collaboratori di Cadorna, Tullio Marchetti, il geniale papà dei servizi segreti militari italiani, o Ugo Ietti, il regista della nostra propaganda. E però è anche vero che Diaz è molto più attento agli esempi che vengono dall'esterno, è meno tetragono, meno monolitico. Dopodiché, per carità, non dobbiamo nemmeno esagerare in questa direzione, non dimentichiamoci mai che è vero che Diaz era più giovane, è vero che era un tecnocrate molto più abile, è vero che era un diplomatico amministratore di uomini, cosa che Cadorna non fu, ma è anche vero che lui comunque era stato cresciuto e formato nelle stesse scuole e nelle accademie militari. Questo è più che vero. Adesso, prima di chiudere, le faccio vedere un ultimo filmato, 4 novembre. Dalla sede dell'ufficio stampa del Comando Supremo viene diramato il bollettino 1268. Nel febbraio 1918 a Villa Scalfo, vicino Abano, si era insediato l'ufficio stampa del Comando Supremo diretto da Domenico Siciliani. Lì, negli ultimi mesi di guerra, erano stati redatti volantini e bollettini alla cui stesura avevano lavorato, tra gli altri, Ugo Ietti, Giovanni Gronchi e Ferruccio Parri. Da lì, il 4 novembre 1918, viene diramato anche il bollettino 1268, il bollettino della vittoria, firmato Diaz. Bollettino della vittoria. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria è vinta. La gigantesca battaglia, ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e alla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche, è finita. L'esercito austro-ungarico è annientato. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Diaz. Firmato Diaz. Si disse allora tanti che molti italiani pensarono che firmato fosse il nome di battesimo di Diaz e chiamarono i loro figli nati nel primo dopoguerra firmato, ce ne sono più di uno. Diaz in quel momento è un personaggio al vertice della sua popolarità? Le faccio una domanda più specifica: riesce a essere popolare quanto lo era stato Cadorna prima? Per certi versi sì, anche perché, per usare un termine molto brutto ma molto in voga oggi, era un personaggio meno divisivo. E infatti ai suoi funerali intervengono il re e Mussolini, cosa che si guardano bene dal fare ai funerali di Cadorna, che peraltro muore lo stesso anno. L'anno è il 28. È il 28, 1928. Esatto. In realtà Diaz muore abbastanza giovane, muore per un enfisema polmonare contratto in servizio sul Carso. Ma soprattutto Diaz deve gran parte della sua popolarità proprio a quello straordinario testo, denso di valori simbolici, che è il bollettino della vittoria, che è in primo luogo, non dimentichiamolo mai, un testo da contabile. Lui fa la contabilità di chi ha il merito della vittoria e lo fa per un'intuizione che si deve in parte a lui, in parte al suo geniale ufficio stampa,
Per cui gli italiani già sanno che nel dopoguerra il merito di Vittorio Veneto se lo arrogheranno inglesi e francesi, che ancora oggi peraltro scrivono sui loro testi che a Vittorio Veneto hanno vinto loro. E quindi facciamo il contum in tascam, come si dice, delle unità che erano veramente presenti al fronte e dimostriamo che la battaglia di Vittorio Veneto è una vittoria italiana. Scelga lei, professore, chi hanno ragione. Ovviamente ci sono argomenti per l'una e per l'altra parte. Ma coloro che dicono che poi la battaglia di Vittorio Veneto è stata molto molto enfatizzata, o quelli che dicono no, ha avuto un reale significato nella storia, nella parte conclusiva della storia della Prima Guerra Mondiale? La battaglia di Vittorio Veneto fu veramente una grande battaglia. Lo fu soprattutto perché nei primi 5 giorni di combattimenti i reggimenti di prima linea, composti dai veterani austro-ungarici, si fecero massacrare piuttosto che cedere il passaggio agli italiani e agli alleati. E gli inglesi, che si vantano di aver attraversato il Piave per primi, dovrebbero ricordarselo bene, perché furono respinti con parecchie perdite al loro tentativo di passare. Perché? Perché in realtà i soldati austro-ungarici non avevano più una patria e una casa a cui tornare, e quindi preferirono farsi massacrare. Poi, dopo i primi giorni di combattimenti, quando gli italiani finalmente arrivano a Vittorio Veneto, diventa veramente quella grande cavalcata, quell'inseguimento nella pianura, su cui poi Prezzolini ironizzerà dicendo che non c'era stata una battaglia perché gli italiani non avevano fatto altro che inseguire un nemico in fuga. Ma non era vero. Era un'ironia molto abile, ma malposta. Professore, in questa fase conclusiva ci sono dei meriti specifici di Diaz? Diaz ebbe il grandissimo merito di dare ascolto ai suoi collaboratori al Comando Supremo. Cadorna non avrebbe mai assunto un ufficiale di complemento giovane come Ferruccio Parri, per dirne una, all'ufficio operazioni. Diaz si fidava della competenza, Diaz si fidava degli uomini. Forse non era quel grande Napoleone, un ritratto che tra l'altro non gli attagliava per niente, che poi gli cucirono addosso, e in fin dei conti non dovremmo mai dimenticare che il giorno prima di lanciare l'offensiva di Vittorio Veneto non sapeva dove diavolo stava Vittorio Veneto. C'è un aneddoto famoso raccontato ancora da Parri di Diaz che cerca sulla carta Vittorio Veneto. Lo dica, conosco l'aneddoto, con parole educate adatte al nostro pubblico. Beh, pare che Diaz sia entrato nell'ufficio operazioni e davanti alla grande mappa del fronte abbia chiesto dove caspita sta questo Vittorio Veneto, ma non disse caspita. Professore, non la lascio andare via se prima non ci indica 1 o 2 libri per approfondire questa figura. Allora, sia Diaz che Vittorio Emanuele III scontano la maledizione della storiografia italiana che non ama le biografie ben fatte. Quindi noi non abbiamo una biografia critica né dell'uno né dell'altro in Italia. Abbiamo una buona biografia di Vittorio Emanuele III da parte di un collega francese, Frédéric Lemoal. Non abbiamo nulla del genere per Diaz, che attende ancora un suo saggio critico. D'altra parte Diaz, a differenza di Cadorna, non era un grafomane, non lasciò centinaia di pagine polemiche, è un personaggio abbastanza umbratile, difficile da ricostruire. Abbiamo un bel diario diplomatico di Luigi Aldovrandi Marescotti, che fu un diplomatico in servizio durante la Grande Guerra e che ci ha lasciato delle belle testimonianze, soprattutto a proposito del convegno di Peschiera. E poi abbiamo un bel libro curato da un giovane collega, Alessandro Sant'Agata, uscito per la Fondazione Corriere della Sera, che fa la storia dei bollettini del Comando Supremo e in generale della narrazione della Grande Guerra dal punto di vista istituzionale, che è un ottimo approfondimento per ricordarci come verità e soprattutto menzogna venivano abilmente calmierate per presentare una guerra che spesso non esisteva. Ringrazio il professor Marco Mondini. Ringrazio i nostri 3 giovani storici, Ilaria Stevanin, Luca Marchetti e Ilaria Fazzini, e passo alle conclusioni. Marco Mondini ha lasciato Diaz trionfante alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma la vita di Diaz non si concluderà in quel momento, perché avrà una seconda prova assai importante. Siamo nell'ottobre 1922, Mussolini fa la marcia su Roma e il re si rivolge ai suoi generali per chiedere: ma che facciamo se questi dovessero fare una rivoluzione? Badoglio non ha esitazioni, dice: maestà, l'esercito reagirà in maniera iperleale. Diaz, consultato, dirà qualcosa di più. Era certo, l'esercito sarà leale a Vittorio Emanuele III, però, aggiungerà, meglio non metterlo alla prova.
quelle paroline si insinuarono nel re, che lasciò aperte le porte a Benito Mussolini, il quale sarà grato a Diaz per quelle parole e, col concorso del re, lo nominerà ministro della guerra, carica che Diaz ricoprirà dal 1922 al 1924.